Era il 10 aprile 1912. Richard era appena partito da Southampton, in Inghilterra, a bordo della nave più famosa dell'epoca, soprannominata l'Inaffondabile, ed era stato testimone di una quasi collisione con la SS City of New York. Decise quindi di scrivere alla moglie per riferire dello spaventoso evento. «Mia carissima Sal», scrisse, «siamo riusciti a partire ieri dopo un sacco di problemi. Non sapeva che solo 4 giorni dopo, sia la sua penna che la nave su cui si trovava sarebbero state perse per sempre sul fondo dell'Oceano Atlantico settentrionale. Si trattava di una sorta di cattivo presagio. Richard aveva davvero previsto ciò che stava per accadere alla nave su cui si trovava. Sicuramente non ti sarà sfuggito che il signor Richard Geddes era a bordo del Titanic il giorno in cui scrisse la lettera alla moglie. Il 14 aprile 1912 la nave sembrava essere andata perduta per sempre, insieme a tanti segreti e tesori che si sono depositati sul fondo dell'oceano. Siamo dovuti arrivare fino al 1985 perché il relitto del Titanic venisse finalmente riscoperto, grazie a una tecnologia sonar all'avanguardia. Da allora si è riusciti a recuperare migliaia di oggetti dal Titanic, molti dei quali sono stati esposti o messi all'asta. Oggetti come gioielli, un giubbotto di salvataggio, un menù del ristorante della nave e persino un frammento del tappeto della cabina di prima classe hanno catturato l'attenzione del pubblico, proprio come le molte storie delle persone a bordo. Gli scienziati hanno persino cercato un modo per riportare il Titanic in superficie, per studiarlo adeguatamente e impedirne la distruzione sul fondo dell'oceano. Alcuni hanno suggerito di riempire il relitto con palline da ping pong, altri hanno addirittura proposto di riempirlo con 180.000 tonnellate di vaselina. Altri ancora ipotizzarono l'uso di 450.000 tonnellate di azoto liquido per bloccarlo in un iceberg che sarebbe poi salito in superficie. Alla fine, però, tutte queste geniali e singolari proposte vennero accantonate. Il Titanic è troppo fragile per essere recuperato. Il Titanic è forse nell'immaginario collettivo il simbolo delle navi che giacciono sul fondo dell'oceano. I sommozzatori però hanno molte altre storie da raccontare. Non sempre ci si pensa, ma anche gli aerei a volte trovano la loro strada verso il fondo dell'oceano. I sommozzatori di Oahu, nelle Hawaii, si sono imbattuti nel relitto di un aereo F4U Corsair. Sembra che si sia schiantato nell'oceano nel 1946 perché non aveva abbastanza carburante. Se riuscissi a immergerti abbastanza in profondità, potresti anche imbatterti in statue e manufatti perduti. Come quelli che si trovano nell'unico parco archeologico sottomarino del mondo, a largo della costa di Napoli. Si tratta delle rovine dell'antica città romana di Baia. Le statue trovate qui sono a dir poco mozzafiato. Per un ironico colpo di scena, alcune delle attrezzature che abbiamo usato per arrivare sulla Luna sono rimaste a lungo in fondo al mare. Ma com'è successo? A partire dalla fine degli anni 60 e fino ai primi anni 70, grazie al programma spaziale Apollo, furono lanciati diversi razzi in grado di orbitare intorno alla Terra e alla Luna. Una volta raggiunta un'altitudine di circa 38 miglia, circa 61 chilometri, la prima parte del veicolo spaziale, compresa i motori, si separava dal resto del razzo. Gli ingegneri della NASA credevano che questi pezzi si sarebbero distrutti rientrando nell'atmosfera. Invece nel 2012 un team di specialisti ha localizzato un gruppo di motori a razzo a 4 km dalla costa della Florida. Da allora sono stati sottoposti a un restauro durato 2 anni e sono esposti al Museo del Volo di Seattle. Come ti sentiresti se ti imbattessi per caso in un'intera città sommersa? Nel 2001, nel Golfo di Cambay, al largo delle coste indiane, è stata scoperta una città perduta. Alcuni archeologi ritengono che sia la città più antica della storia. È grande quasi come Manhattan ed è circondata da massicce mura, e al suo interno si trovano diverse piazze. Gli studiosi si sono imbattuti in pezzi di scultura, opere d'arte e persino in quelli che sembravano antichi mobili di legno, che probabilmente risalgono a circa 9.500 anni fa, circa 5.000 anni prima di qualsiasi altra città scoperta. Ok, che ne dici di un fiume sottomarino? Non riesco nemmeno a immaginare come potrebbe essere, ma alcuni subacquei affermano di averlo visto a sud di Tulum, in Messico. È possibile? Beh, facciamo un po' di ordine. Nella grotta Cenote Angelita non è presente un vero fiume, ma un tipo di illusione ottica molto particolare. Sul fondo della grotta è presente una nube di idrogeno solforato. Si è scoperto che nuotare all'interno di questa nube dia la sensazione di nuotare in un corpo d'acqua che scorre. Non tutte le cose scoperte sott'acqua sono oggetti inanimati. Alcune sono in realtà creature marine piuttosto spaventose. Una medusa potrebbe non rientrare nella tua lista delle cose da tenere d'occhio se riesci a evitare le punture.
ma questa medusa gigante, nota anche come medusa criniera di leone, è la più grande specie conosciuta del suo genere. In tutta onestà, potresti incontrarla solo se ti immergessi nelle acque dell'Artico, dell'Atlantico settentrionale e del Pacifico settentrionale. La noteresti sicuramente perché dalla testa alla base dei suoi tentacoli è lunga ben 36 metri. Quando si parla di immersioni in acque profonde, immaginiamo i sub alla ricerca di tesori perduti. Un subacqueo ha fatto letteralmente tombola quando si è imbattuto in un tesoro dal valore di quasi $1 milioni sul fondo del mare. È successo nel 2015. Il fortunato subacqueo stava nuotando al largo della costa della Florida. Cosa ha trovato? Beh, circa 51 monete d'oro, 12 metri di catena d'oro e un esemplare unico di una rara moneta creata per il re di Spagna, Filippo V. A proposito di persone alla ricerca di tesori perduti, i sommozzatori a volte trovano anche delle navi pirata. Nel 2015 hanno scoperto il relitto di una nave pirata al largo delle coste della Colombia, risalente al XVIII secolo. Il valore di questa nave, carica di tesori, pietre preziose, oro e altri innumerevoli oggetti, è stato stimato tra i 4 e i 17 miliardi di dollari. In confronto è possibile acquistare un'intera isola delle Bahamas per 75 milioni di dollari. Un computer è l'ultima cosa che ci si aspetterebbe di scoprire sott'acqua, giusto? Pensa che quello di cui stiamo parlando non era un computer normale, ma antico. Qualcuno tra il 1900 e 1901 è riuscito a trovare un vecchissimo calcolatore sul luogo di un naufragio, situato al largo di un'isola greca. I ricercatori ritengono che questo strano aggeggio di pietra sia una prima forma di protocomputer. Era stato progettato per essere utile in diversi ambiti della vita del tempo, per esempio il calcolo delle posizioni astronomiche e delle eclissi sul calendario. Poiché l'umanità ha perso la maggior parte della tecnologia utilizzata all'epoca, è stato meraviglioso riscoprirla così tanto tempo dopo. Questa scoperta ci ha permesso di ricostruire molte delle conquiste degli antichi greci. Il computer si trova ora al Museo Archeologico Nazionale di Atene, se mai volessi vederlo con i tuoi occhi. Questo è uno dei luoghi più misteriosi della Terra. Si chiama Fossa delle Marianne ed è la parte più profonda degli oceani della Terra. Non sappiamo con esattezza quanto sia profonda, ma possiamo stimare intorno agli 11 chilometri e lunga ben 5 volte il Grand Canyon. La prima volta che i ricercatori hanno studiato questo luogo è stato nel 1875, utilizzando una corda appesantita. Nel 2012, un regista canadese di nome James Cameron ha raggiunto il fondo della fossa con il sommergibile Deep Sea Challenger. Alcune delle creature più bizzarre del pianeta vivono in questa zona. Tra i tanti ricordiamo il polpo Dumbo, il cetriolo di mare e lo squalo goblin o squalo folletto. La Fossa delle Marianne prende il nome dalle vicine isole Marianne, chiamate Las Marianas, in onore della regina spagnola Maria d'Austria.